Un caro saluto a tutti i nostri radio web ascoltatori da parte di Luigi Pasculli. Siamo nell'immediato post partita di Roma-Torino, partita terminata con il punteggio di 3-0 a favore della squadra giallorossa. Non inganni molto il risultato, la partita è stata molto più difficile del previsto. La Roma, dopo un primo quarto d'ora buono in cui ha tenuto un ritmo sufficientemente alto, è calata alla distanza. L'ultima mezz'ora del primo tempo è stata tutta appannaggio del Torino, che ha avuto due grandissime occasioni. La prima intorno al 34esimo minuto di gioco, quando Iago Falque, con un diagonale ben indirizzato sul secondo palo che sembrava destinato in rete, ha visto la deviazione con le mani miracolose in calcio d'angolo da parte di Alisson, che si è disteso per protrarre il pallone fino alla linea di fondo campo. E qualche minuto più tardi c'è stata un'altra occasione per il Torino, dove su un passaggio di Alisson a De Rossi, probabilmente leggermente lungo, il capitano della Roma non è riuscito ad arpionare il pallone, strappatogli poi da un calciatore del Torino, a quel punto solo davanti al portiere ha tirato centralmente, e quindi Alisson è riuscito a fare un'altra parata. Nel secondo tempo è stata tutta un'altra partita. La Roma ha iniziato decisamente meglio, con un piglio migliore, e poi verso il 13esimo minuto del secondo tempo ha trovato il vantaggio. Più o meno su azione di angolo c'è stato un controcross da parte di Florenzi, che in aria ha pescato Manolas solo sul secondo palo. Il colpo di testa del centrale greco ha battuto Sirigu. Da là la Roma è riuscita ad amministrare bene la partita. Il Torino si è via via spegnendo, soprattutto in Iago Falque, che nel primo tempo era stato l'elemento che in assoluto aveva messo più in difficoltà la retroguardia giallorossa. Così al 73esimo minuto c'è stato il gol del 2-0 su una punizione. C'è stata la respinta di Nainggolan, che ha rimesso poi in mezzo il pallone con De Rossi che in scivolata, favorito dal fatto che Ansaldi teneva tutti in gioco sulla destra, è riuscito nell'intento di mettere il pallone alle spalle di Sirigu per realizzare così il 2-0. Da lì praticamente la partita si è spenta. La Roma ha fatto alcuni cambi, sono entrati anche tra gli altri Gerson, Gonalon dopo alcuni mesi e Pellegrini, lo stesso Pellegrini che al 93esimo minuto su un'imbeccata di Nainggolan in contropiede è riuscito a realizzare il gol del 3-0. Quindi in questo momento la Roma fa un balzo importante in classifica, c'è cioè sicuramente da ammetterlo. La Roma, che in questo momento sale a 56 punti, la Lazio è a 52 con una partita in meno e l'Inter è a 51 con due partite in meno, ma ricordiamo che le partite che dovrà giocare l'Inter sono il recupero contro il Milan nel derby, probabilmente il 4 di aprile, se il Milan dovesse uscire dall'Europa League contro l'Arsenal, e poi domenica sera il match importantissimo in casa contro il Napoli. È una Roma che comunque sia quantomeno nei risultati è riuscita a fare un balzo in avanti nelle ultime 6 partite, 5 vittorie, una sconfitta, purtroppo quella con il Milan. Chiaramente a livello di prestazioni probabilmente ancora non riusciamo a dare quella continuità necessaria nei 90 minuti, che sarà invece necessaria nella partita di martedì contro lo Shakhtar. È stato bello il fatto che al termine della partita sia stato proiettato un video sullo schermo per caricare i giocatori, ma allo stesso tempo i tifosi in vista della partita di martedì. Il mio appello è chiunque abbia la possibilità economica e anche di tempo di poter andare allo stadio martedì, che vada, perché la Roma ha assoluto bisogno del sostegno del proprio pubblico, perché la partita con lo Shakhtar sarà tutt'altro che semplice, ma c'è sicuramente la possibilità di portare a casa un risultato positivo e di entrare nelle 8 migliori di Europa. Questo perché la Roma è una squadra che negli anni comunque pur vendendo dei calciatori ha mantenuto degli standard importanti, e
Speriamo che sia una grande serata a livello europeo. Tornando invece a quello che è stato la partita di oggi, sicuramente ci sono state delle indicazioni incoraggianti. Alcuni calciatori sono in crescita evidente, altri hanno ancora bisogno di un po' di tempo, ma insomma, diciamo che per questo rush finale di campionato, dove la Roma dovrà giocare ancora 10 partite, la Roma ha sicuramente la freccia in alto, e mi auguro che insomma si possa fare qualcosa di importante, nonostante insomma nel mese di dicembre e di gennaio, ed è inutile ormai ripeterlo, purtroppo si sia perso terreno fondamentale non solo nella lotta per la Champions League, ma probabilmente anche per qualcosa di più. Ma tant'è, insomma, ormai è inutile pensare a quello che non è stato e che poteva essere, bisogna solamente guardare al futuro, perché poi i risultati stanno ultimamente arrivando, e quindi questa squadra è ancora in corsa su due fronti, Champions League e la lotta per il terzo e quarto posto, dove comunque non sarà semplicissimo, perché la Lazio, l'Inter e anche il Milan tenderanno a non mollare. Rispetto insomma a quello che è stato detto oggi pomeriggio nel collegamento, il pronostico è stato confermato, ed era tutt'altro che semplice, proprio perché ricordavamo che allo Stadio Olimpico questa squadra, al di là insomma della partita col Benevento, dove pure eravamo andati in svantaggio, aveva sofferto tantissimo nelle ultime partite: il pareggio con il Sassuolo, la sconfitta con l'Atalanta, soprattutto quelle con Sampdoria e Milan, arrivate dopo aver giocato delle partite veramente anonime. Oggi invece, comunque, nonostante un primo tempo scialbo, dove però a parziale giustificazione della Roma va detto che il Torino, come pensavamo, si chiudeva molto a riccio, nel secondo tempo la Roma è finalmente riuscita ad uscire fuori, anche con un pizzico di fortuna, a trovare il gol del vantaggio, che poi ha spianato la strada alla squadra giallorossa. Ora chiudiamo questo libro del campionato, che ultimamente ci sta sorridendo, e riapriamo quella bella favola che è la Champions League, dove tanto bene abbiamo fatto finora. Purtroppo, quasi 3 settimane fa, in quel di Kharkiv contro lo Shakhtar, non siamo riusciti a portare a casa un risultato positivo, ma rivediamo: il 2-1 non è così negativo da non poter essere ribaltato. Quindi siamo sicuri che se la Roma dovesse fare 90 minuti di livello, il passaggio del turno sarebbe tutt'altro che utopia. Detto questo, auguro un buon proseguimento di serata a tutti i nostri radio web ascoltatori, e a risentirci nei prossimi giorni da parte di Luigi Pasculli.